Pegognaga è un paese della provincia di Mantova, abitato da circa 7.000 persone. È stato uno dei paesi più colpiti dal sisma del 2012, situato tra gli 8 e i 14 chilometri dall'epicentro. Vi furono gravi danni alle abitazioni, in quanto sono state dichiarate inagibili circa 72 unità abitative per un totale di 220 sfollati. In quel periodo la Protezione Civile venne in soccorso del paese con tempestività, creando un piccolo campo fornendo assistenza agli sfollati. Il terremoto del 2012 purtroppo ha lesionato due delle tre scuole presenti a Pegognaga, la scuola Edmondo De Amicis costruita nel 1911 e la scuola Vittorio De Feltre costruita nel 1923. È prevista una ristrutturazione nel 2021. Questo prefabbricato antisismico ospita più di 400 alunni per le scuole primarie, con le proprie classi, laboratori ed uffici. È stata costruita in soli 45 giorni, un vero record. Questa struttura fu finanziata dalla Regione Lombardia e Edil Euganea. Il progetto di questa chiesa è nato negli anni 30, commissionato dal sacerdote di Pegognaga Attilio Montanari all'architetto Luigi Candiani di Treviso. Nel 1945 iniziarono i lavori, per poi finire attorno al 1955. I primi 2,5 metri di mura erano stati costruiti con i mattoni dell'arsenale di Mantova, bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il resto, invece, era proveniente dalle fornaci della zona. La chiesa fu consacrata da Antonio Poma nel 1955. Successivamente venne fatta una messa pontificale del cardinale Ernesto Ruffini di Palermo. Anche questa struttura ha subito gravi lesioni dopo il sisma. Il 5 febbraio 2019 sono iniziati i lavori per l'abbattimento della chiesa allo scopo di costruirne una nuova. Il Teatro Anselmi è stato costruito tra il 1926 e il 1927 da Luigi Carnesalini. Dopo le lesioni subite dal terremoto, fu successivamente costruito ed inaugurato nel 2013 il Teatro Tenda Anselmi, ma tutt'oggi si cerca di capire come poter recuperare il nostro amato teatro. Negli anni passati sono partite anche delle campagne di raccolta fondi. Per fortuna, dopo il terremoto, il paese ha preso delle vere e proprie precauzioni nei confronti delle calamità naturali. Ecco perché è stato creato un piano di emergenza comunale al fine di prevenire e individuare prontamente i rischi presenti sul territorio comunale, tramite delle procedure di intervento con le quali fronteggiare eventuali eventi calamitosi di qualsiasi tipologia. Esso è entrato in vigore nel 2012, dopo la deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 24 aprile 2012, aggiornato e revisionato poi nel 2017. È possibile visionarlo sul sito del Comune di Pegognaga al link www.comune.pegognaga.mn.it.